Attenzione! I fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso. Il 30 ottobre, a poche ore dal sisma che ha messo in ginocchio il centro Italia, uno speaker di Radio Maria ha annunciato al microfono una teoria che ci ha lasciato piuttosto basiti. Il terremoto è una punizione inviata da Dio agli italiani per aver legalizzato le unioni civili. Parole sue. Sentiamo la diretta originale. Dal punto di vista teologico, questi disastri sono una conseguenza del peccato originale. Che spiego divino. Vedete un po', insomma, certo che si ha l'impressione che queste offese che si recano alla legge divina, pensate la dignità della famiglia, la dignità del matrimonio, ma la stessa dignità dell'unione sessuale al limite, no? Ora, il primo commento che vi verrà in mente dopo aver ascoltato questa dichiarazione ha senza dubbio riferimenti religiosi, magari non proprio di carattere liturgico. Ma condannare Radio Maria senza prima averne ascoltato le motivazioni sarebbe un atteggiamento da Inquisizione spagnola. Proviamo a chiamarli e a chiedere delucidazioni. Iniziamo dalla sede di Erba. Eh sì, Radio Maria è a Erba. Erba, sembra un gioco di parole, ma non lo è. Radio Maria, buongiorno. Senta, io la chiamo in merito ad un articolo pubblicato sull'Espresso relativo alla puntata del 30 ottobre dove il conduttore in onda nella vostra radio parlava del terremoto collegato alle unioni civili. No, è che la responsabile non è ancora arrivata e non risponde al telefono. Non c'è un'altra persona con cui posso parlare? No, in questo momento no, siamo tutti volontari, siamo tutte persone che sono qui a rispondere al telefono. Ho capito, non c'è un modo di contattarla al telefono mobile? Io non ce l'ho. Va bene, la ringrazio molto. Grazie a lei. Arrivederci, buongiorno. Il dottor Thomas non è in sede a quanto pare, ma noi non ci arrendiamo e proviamo a vedere se c'è qualcuno nella sede amministrativa di Milano. Radio Maria, buongiorno. Senta, mi scusi, io vorrei parlare con qualcuno per una puntata che è andata in onda il 30 ottobre. La responsabile non è in sede. Ah, non lo so. Non lo so. Qui noi c'è la ragioniera, noi c'è contabilità, noi facciamo. Sì, gestiamo attività tecniche e basta. Poi il resto la radio è lì a Erba. Ma non c'è un ufficio artistico, diciamo, c'è un ufficio che si prende cura del palinsesto, di quello che va in onda. Lì Padre Livio e collaboratori, non lo so. Ma c'è una persona sola che si preoccupa di tutta la radio? Non lo so, mi deve scusare. Come non lo sa? Lei ci lavora. Pronto? No. Che scortesi questi polentoni. Vediamo se nella sede di Roma troviamo qualcuno più gentile. Sì, Radio Maria, la sede di Roma. Ah, buongiorno. Senta, io stavo cercando qualcuno con cui parlare di una trasmissione andata in onda il 30 ottobre. Allora, senta, per il momento non c'è nessuno che può rispondere alle sue domande. Perché io ho già chiamato nell'altra sede, quella di Erba, e non c'è nessuno. A Milano non c'è nessuno, a Roma non c'è nessuno, capisce? Ho come sospetto che nessuno voglia parlare di questa cosa, capisce? Non mi posso dire altre cose. Purtroppo Ma secondo lei i terremoti sono una punizione divina perché abbiamo votato per le unioni civile? Non posso dire nulla, scusi, io non sono italiana per... No, ma non come portavoce, una sua impressione personale. Non ne posso dire. Non lo posso. Un attimo solo. Sì. No. Ho come il sospetto di essere incappato in un muro di gomma, ma ho ancora una carta da giocare, una sede legale a Varese. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono Fabio Alisei di Radio 105. E aspetti un attimo, mi sì, scusi. Grazie. Radio 105 per Radio Maria. Perché è arrivata la chiamata? Non ci credo. Dai. Ok, mi sono abbastanza rotti i coglioni di rimbalzare come Chobin per tutto lo stivale. Richiamiamo Milano. Pronto, Radio Maria, buongiorno. Sì, buongiorno, sono di nuovo Fabio Alisei di Radio 105. Ho capito, ma io non so niente, quindi non posso rispondere. Sì, però questa persona diceva che il terremoto è un castigo di Dio per colpire gli italiani che hanno votato a favore delle unioni civili.
avrà sentito male. No, 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 c'è una registrazione, non ho sentito male. C'è proprio la registrazione della puntata in cui lo speaker in onda, che penso forse sia padre Livio, dice questa cosa qua. No, io non so niente, guardi. Ma lei è d'accordo con questa cosa? Ma le mie idee non le interessano. No, sì che mi interessano, se no non gliele chiederei. Ma non le interessano? No, 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 mi interessano. Perché? Ma oltretutto perché dovrei dirgliele? Ma non lo so, glielo chiedo, se gentilmente lei è di Radio Maria sarà una persona gentile e caritatevole. Ma che significa gentile e caritatevole? Gentile e caritatevole, sapere come la penso io, scusi. Ah, lei è una persona gentile. Niente, va bene, lei è una persona gentile, immagino, e quindi a domanda risponde. Saluto, arrivederci. Ma lei che ne pensa? No, no, perché no, non si pronuncia? No, ma non ci credo. No, richiamiamo. Non ci credo. Com'è possibile? Guardi, se le ho chiuso il telefono perché non avevo alcuna intenzione di rispondere. Vabbè, ma questo non è un atteggiamento molto saluta, cristiano. Vede? No, non mi saluti. Com'è possibile? Pronto? No, no. Qui ci vuole la pazienza di Giobbe. Richiamiamo ancora. Radio Maria, buongiorno. Com'è possibile che una radio che ha 850 ripetitori in tutta Italia e si prende anche sulla Luna non abbia una persona con la quale si possa parlare? Questa mattina è capitato così, cosa vuole che le dica? Mannaggia, deve essere la provvidenza proprio. Ma chissà. Non può dirottare questa chiamata verso un ufficio, che ne so, artistico, gestione palinsesto, ufficio stampa. No, non no, c'è noi, niente. Noi prendiamo gli ordini, rispondiamo alle persone. Ma che è una pizzeria? Cos'è? No, dico che è una pizzeria. Allora. Pensa veramente che il terremoto sia un castigo divino mandato dal Signore contro le unioni civili. Ma perché dovrei? Non capisco il motivo. Ma perché non dovrebbe? Mi piace. Ma perché non ho interesse a farlo sapere? Quindi è d'accordo. È la mia opinione. Però quindi è d'accordo. Opinione. È d'accordo alla fine. No, io non sono d'accordo su niente, mi dispiace. Ok, allora è in disaccordo. La saluto perché ho persone che mi stanno chiamando al telefono. D'accordo, la ringrazio. Saranno i re magi. Dopo un'intera mattinata al telefono non siamo stati in grado di parlare con un solo responsabile di Radio Maria. A questo punto non ci resta che recarci in chiesa e parlarne direttamente con Gesù. Sì. Mamma mia ragazzi, imbarazzo. Tra l'altro brivido. Loro, capito? Bravo, cioè proprio Fabio. Loro che dovrebbero rispondere a tutti. Mi viene in mente una storia che mi hanno raccontato di questo signore che si chiamava Giuseppe, che a un certo punto torna a casa e dice a Maria: come cazzo hai fatto a restare incinta se non l'abbiamo mai scopato? E lei ha risposto: è successo anche a un mio amico che si chiama Dario, comunque. Questo è lo Zodi 105, il programma che non piace, ma a me piace, vaffanculo, va!